è finita dopo 8 rigori la partecipazione della Roma alla Youth League. Il Mittiland ha segnato tutti e 4 i suoi, la Roma ha segnato i primi con Riccardi e Carnelutti e poi il portiere ha parato i tentativi di Dorazio e di Chierico che era entrato apposta. La Roma si deve rimproverare più che altro di aver accusato il colpo nel primo tempo, era andato in vantaggio dopo 3 minuti con Pezzella, ha subito il pareggio al 19° sul rigore e ci ha messo un po' per riorganizzarsi, ha fatto meglio nella ripresa, ha debuttato il brasiliano Felipe Estrella e ha fatto una buona impressione, ha un buon fisico, una bella corsa e ha dato una bella svegliata alla Roma, che ha beneficiato anche del cambio di ruolo di Riccardi, che ha fatto il primo tempo e parte del secondo dalla destra e è sembrato trovarsi meglio da fantasista, perché quando è entrato la Roma è passata al 4-2-3-1, dal 4-3-3, un buon finale della Roma, ma non è riuscita a evitare i calci di rigore, per cui finisce qui la Youth League dei giallorossi. Non ci sono squadre italiane in questa manifestazione perché la Juventus ha perso 3-0 a Kiev contro la Dinamo, per cui le squadre del percorso campioni si confermano molto molto pericolose. Vedremo poi cosa hanno fatto anche le altre. La Roma aveva fatto il percorso campioni 2 anni fa ed era uscita al playoff quando perse in casa col Monaco al Tre Fontane 2-1. All'epoca i rigori avevano portato bene perché la Roma faceva il percorso campioni per aver vinto lo scudetto a rigori, battendo l'Inter, la Juventus e Reggio Emilia ai calci di rigore con Crisanto che fu giudicato il miglior portiere della manifestazione. Oggi Greco non è riuscito a pararli, ma sono stati rigori calciati bene, un paio ci è andato davvero vicino e potevano cambiare il corso di questa partita. Per cui non ci sono italiani in Youth League e questo significa che il miglior risultato in italiana resta la semifinale centrata alla prima partecipazione della Roma, che perse poi a Nyon contro un Chelsea strepitoso e da allora nessuna italiana è più riuscita a ripetersi. È una manifestazione che si conferma importantissima e decisiva per questi ragazzi, che così accusano meno il salto in prima squadra dopo aver giocato partita come questa. E oggi facciamo un paio di citazioni, facciamo un paio di nomi. Direi per primo Coccia, che fino a Roma-Napoli, in cui ha convinto De Rossi a schierarlo oggi, aveva fatto praticamente 3/4 d'ora in gare ufficiali. Ha giocato bene sabato, ha giocato bene anche oggi, uscendo per crampi proprio perché non aveva i minuti nelle gambe, ma se l'è cavata bene contro un ottimo attacco. E poi Freddy Greco, che ha messo in mezzo i cross più pericolosi per la Roma, un giocatore che ha fatto l'Europeo Under 17, ha giocato a lungo in azzurro e in questi casi si nota l'esperienza internazionale. I ragazzi della Roma, alcuni l'hanno fatta, altri no, e è importante giocare in nazionale, giocare partite come questa, perché poi è più facile quello che viene dopo nel calcio dei grandi. Oggi l'unico rimpianto è la mancata reazione immediata al gol dell'1-1. Fino a quel momento sembrava che potesse arrivare il raddoppio, il Mittiland l'ha pareggiato sul rigore e poi ha vinto i rigori. La partecipazione della Roma finisce qui.